Eccoci qui amici, amici di Tele 7 Sun, siamo nuovamente in diretta, nuovamente qui a tenervi compagnia. Ringrazio Barbara, Morris e Max per averci lasciato la linea. Ricordo a tutti i telespettatori di Tele 7 Sun Web che siamo presenti all'interno del palinsesto di Studio Live, canale 178 del Digitale Terrestre, tutte le domeniche alle ore 17. L'appuntamento con la musica da ballo invece è tutte le domenica alle 20:30 con Casa Capano. Grandi ospiti in questa puntata, come vi avevo annunciato. Con noi qui in questa puntata l'artista si racconta, abbiamo una grandissima, grandissima artista. Sto parlando di lei, Federica Cocco. Ciao Federica. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Bene, hai già mangiato? Ti possiamo disturbare, quindi, oppure perché noi forse saremo un po' lunghi, non so se ti faremo patire la fame quest'oggi. Come hai iniziato questa settimana? È un piacere essere oggi con in vostra compagnia, quindi non è un disturbo ma è un onore. Anzi, vi ringrazio per questa chiamata, per questo invito. È un modo per iniziare la settimana insieme, scambiare quattro chiacchiere, così un po' a tu per tu, anche scoprendo, magari chiacchierando qualche cosa in più rispetto a un semplice video musicale. Quello di queste trasmissioni è proprio questo, poter parlare senza guardare l'orologio, senza avere questo impegno temporale e poterci conoscere meglio. Bene, bene Federica, grazie, gentilissima. Ti chiedo se puoi alzare un po', la voce, perdonami, ma abbiamo un piccolissimo problema di collegamento. Non c'è problema? Allora, per quanto riguarda invece con noi c'è lei, Rosetta Montanaro. Ciao Rosetta, Buon come stai? Buon pomeriggio, bene, bene, voi? primo pomeriggio. Bene, bene, siamo pronti perché siamo qui per ascoltare i brani della nostra Federica e li dedichiamo. Allora, inizio già subito a salutare Franco Scardina che ci scrive: ciao Stefano e ciao Federica. Poi abbiamo, che si sono appena collegati, Claudia e Binda. Poi abbiamo tantissimi messaggi. Francesca che ci dice: non vi vedo, ma no, ci vede adesso, ok? E ciao Salvatore e tantissimi amici che ci stanno seguendo. Allora, Federica, come nasce il tuo percorso artistico? Nasce comunque dalla Grande Orchestra Bagutti o prima? Comunque, raccontaci un po' se ti va. Nasce andando indietro nel tempo, nasce fin da bambina con questo amore innato per la musica, questa passione che negli anni ho coltivato, e quindi andiamo indietro di una quindicina d'anni e le mie prime esperienze musicali, i miei primi passi li ho mossi proprio nella mia terra in Piemonte con delle orchestre locali, con Giuliano Baroni, con Aurelio. E poi 8 anni fa ho avuto il piacere e l'onore di arrivare in questo palco importante, il palco dell'Orchestra Italiana Bagutti. Ci sono stata 7 anni, dico sempre che sono stati 7 anni importanti per il mio percorso artistico, per la mia carriera musicale, ma non solo, anche per la mia vita. E da lì questo trampolino di lancio, questa scuola che mi ha insegnato tanto. E quest'anno sono partita con un progetto musicale tutto mio nel 2020 e sì, siamo partiti con questa nuova avventura con l'orchestra di Federica Cocco, quindi un percorso musicale davvero tanto vissuto e del quale ne vado tanto orgogliosa perché ho tantissimi ricordi e tante belle esperienze e quindi un percorso tutto da raccontare. Oggi mi fa molto piacere potervi dire qualche cosa in più di me. Bene, come stai trascorrendo questi giorni di questo periodo di chiusura forzata? Come l'hai trascorso? Ma guarda, io ti dico, io sono una persona fondamentalmente ottimista, infatti cerco sempre di vedere il lato positivo o comunque il bicchiere mezzo pieno. Ovviamente è un momento molto difficile, è un periodo molto difficile che purtroppo sta durando da tanto tempo, perché oramai siamo a un anno e questa pandemia sta colpendo veramente anche il nostro settore dello spettacolo in maniera incredibile, perché noi comunque siamo stati i primi a fermarci. E probabilmente saremo uno di quei settori che ripartirà per ultimo.
Quest'estate, nell'estate 2020, abbiamo avuto un piccolo spiraglio di luce che ci ha dato la possibilità di esibirci, di arrivare comunque in tante feste di piazza e riprendere la nostra attività musicale. Al momento siamo fermi, siamo tutti quanti in attesa di questa benedetta ripartenza che sembra ancora tardare ad arrivare. Quindi le mie giornate le passo, per rispondere alla tua domanda, le passo così, pensando a quello che ci sarà da fare quando ci sarà questa ripartenza, in modo da essere pronti, operativi e anche perché abbiamo voglia di ripartire alla grande, di tornare sul palco e regalare le nostre canzoni al nostro pubblico. Però ovviamente per noi che siamo abituati comunque ad avere una vita frenetica, una vita piena di impegni, una vita con degli orari sballati, è ovviamente molto diverso perché comunque ora siamo tutti a casa e bene o male ci dobbiamo adattare a questa nuova condizione. Ma come tu la vedi questa ripartenza? Come te la immagini questa ripartenza? Più che la vedi perché ormai ancora non. Come te la immagini? Come vorresti immaginartela? O come. No, diciamo come te la immagini? Che il 2020 sia stato molto difficile, probabilmente nella storia uno degli anni più complessi. Non credo che il 2021 sarà tanto diverso, nel senso che tutti ci auguriamo che nel 2021 ci possa essere una ripresa, però io penso che la bacchetta magica in questo momento non ce l'abbia nessuno e sicuramente tutti ci auguriamo che le cose possano migliorare e che anzi con l'avvento dei vaccini anche in generale il mondo dell'economia, il mondo del lavoro possa avere una ripresa e un miglioramento, però io credo che ci vorrà ancora del tempo e che le cose miglioreranno poco per volta. Sicuramente bisognerà avere ancora pazienza e la tenacia e la voglia di aspettare fiduciosi. Sicuramente ci vorrà del tempo perché è una situazione talmente tanto grave che non si risolverà così facilmente. Però io sono fiduciosa e spero che con l'avvento appunto del vaccino, con la primavera, andando verso la stagione estiva, le cose possano diventare un po' più favorevoli per tutti. Certo. E invece, comunque, la voglia dei tuoi amici a casa che ci scrivono è tanta quella di ascoltare la tua musica e la bella musica, è quello che faremo anche noi oggi qui su Telesame Soundweb. Allora, vi chiediamo di condividere la diretta e andiamo a mandare i primi saluti per te, Federica. Allora, c'è Renzo che ti scrive: Ciao tesoro, un abbraccione grande da tutto il fans club del Veneto che ti sta aspettando con tanto affetto e ti aspetta. Grazie, Poi arriveremo, Giancarla, un abbraccio grande. Poi abbiamo tanti tanti messaggi che stanno arrivando e quindi prego, scusa, non ti ho sentito. Giancarla, ah, ok. Giancarla che ti ha scritto un abbraccio grande. Poi il un abbraccio. nostro Io penso sia Giancarla una cara amica di Modena Est che ricordo sempre con piacere. Comunque io mando un abbraccio a tutte le Giancarla che conosco e che stanno scrivendo. Ok, poi c'è invece il nostro collega Mimo che ti saluta e ti manda un grande abbraccio. Mimo, se vuoi ti puoi collegare con noi. Poi abbiamo Maria Battista che ti scrive: Buongiorno Federica, sei spettacolare e grandissima. La voce è melodica, le canzoni sono emozionanti, uniche, mi trasmetti tantissime emozioni. E le emozioni che trasmetti al nostro pubblico sono grandi, e grande è la tua orchestra e la tua nuova orchestra che hai creato. Io vorrei rivivere con i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento il tuo debutto con la tua grande orchestra, Federica Cocco. Lo vogliamo rivivere assieme con Occhi Azzurri, se ti fa piacere. Ho estrapolato un video che abbiamo trovato sul web dove racconta questo debutto, proprio live, diciamo. Sì, tra l'altro Occhi Azzurri è la canzone che dà il titolo al mio primo disco, un disco che ho realizzato con il mio produttore Andrea Bagutti, ho la mia etichetta discografica la B-Record che ci tengo sempre a ringraziare per il lavoro che hanno fatto nell'ultimo anno. È stato prodotto questo nuovo disco e Occhi Azzurri è la canzone appunto che ne dà il titolo e il video che stiamo per vedere è tratto proprio dalla serata di debutto, dal concerto che si è svolto il 5 di settembre a Villafranca Piemonte in provincia di Torino, una serata meravigliosa della quale
custodiamo un ricordo speciale, memorabile, perché è stata, nonostante il periodo fosse un periodo sfortunato, una serata comunque tanto tanto partecipata, perché c'è stato tanto pubblico arrivato da tutta Italia, e questo ci ha fatto davvero un enorme piacere. Bene, Quindi allora siamo contenti. non ci resta che ascoltare questo bellissimo debutto. Occhi azzurri. Grazie! La sera su quei campi s'affacciava e si tornava a casa col tramonto. Con tutta la famiglia si cenava e a letto sussurrando si pregava e anche nei sogni. Lui mi guardava ed il suo sguardo parlava d'amore. Occhi azzurri come il mare, coi capelli d'oro al vento, mi ricordano quei giorni in cui nasceva un sentimento tra due giovani bambini, oggi ancora innamorati. Stretti uniti in quell'abbraccio che mai li dividerà. Tra due giovani bambini, oggi ancora innamorati, stretti uniti in quell'abbraccio che mai li dividerà, stretti uniti in quell'abbraccio, sempre per l'eternità. Che debutto, occhi azzurri. Allora, vuoi parlarci appunto di quella serata, del tuo debutto, della tua orchestra? Ti manca, come immaginiamo, tutti i tuoi ragazzi, tutto il clima, tutto lo spettacolo. Cos'è per te la musica, Federica? Vabbè, la musica è tutta la mia vita, anche perché è stata una vita dedicata alla musica e quindi la musica fa parte prepotentemente del mio DNA. La musica scorre nelle mie vene e stare lontani dal palcoscenico e da questo lavoro che tanto amo è molto difficile. Quindi io non vedo l'ora di ripartire. Ti devo dire che sono molto orgogliosa anche dei miei ragazzi, perché ovviamente anche i miei musicisti scalpitano, non vedono l'ora di ritornare sul palco, anche perché ti devo dire che questo progetto è partito ovviamente con un lavoro che ha preceduto tutto quello che poteva essere il progetto musicale di quest'anno, quindi un lavoro che è partito un anno fa, un lavoro che ha veramente costato tanto sacrificio, tanto impegno, e tutti quanti abbiamo collaborato per fare del nostro meglio. E ti devo dire che i miei ragazzi, io sono molto orgogliosa di loro, perché al di là del fatto che siano dei bravi musicisti, che questo per il nostro lavoro è importante, essenziale, sono orgogliosa di loro perché sono comunque delle belle persone, e all'interno di un gruppo ci vuole un bello spogliatoio, una bella squadra che possa lavorare, che sia in grado di lavorare in team, e quindi quando c'è una bella atmosfera, un bell'ambiente dove c'è gioia, c'è positività, dove c'è voglia di lavorare, c'è voglia di produrre, di fare bene, e quindi io credo che poi queste cose possano trasparire anche dal pubblico, dall'occhio attento del nostro pubblico che viene ad ascoltare le nostre serate. Quindi io credo che questo sia fondamentale. E ti devo dire che comunque stiamo anche in questo momento, anche se siamo lontani dal palcoscenico, stiamo facendo del nostro meglio per continuare a studiare, per continuare a prepararci in modo da essere pronti per quando si ripartirà. Le novità sono tante, è stato
preparato un repertorio di canzoni nuove, ma non solo, perché ovviamente il bagaglio di canzoni che magari sono quelle più rappresentative per il mio percorso musicale, anche canzoni importanti lanciate sul palco dell'Orchestra Italiana Bagutti, ma poi anche canzoni un po' diverse da dare qualche sfaccettatura nuova della mia voce. Bene, allora. Tanto, tanto materiale e tanta acqua che bolle in pentola, diciamo così. Dopo ci darai qualche anticipazione ancora più dettagliata, in esclusiva soltanto per noi. Allora, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, vado un po', vediamo a leggerne qualcuno. Bravissima e unica, te lo scrive Lina. Poi abbiamo Bruno Rossi, Anna Maria. Tantissimi, tantissimi sono i messaggi che arrivano. Rosetta, Stavo Rosetta, appunto leggendo i messaggi. ok, li puoi leggere te. Allora, poi dopo me ne leggi, mi stai attenta tu ai messaggi perché sono tanti e quindi mi distrae un po' da quello che è il nostro racconto, il racconto di Federica. Hai qualche domanda, Rosetta, per Federica? Sì. Allora, mi chiedevo, c'è stato qualche artista che ti ha ispirato nella tua carriera? Guarda, anche più di uno. Io ti devo dire che ovviamente per quanto riguarda il nostro lavoro, io sono innamorata del nostro canto popolare, quindi io amo profondamente anche la musica melodica, quelle che sono le nostre tradizioni. E nel nostro panorama della musica da ballo c'era una bravissima interprete che io la ricordo sempre con tanto piacere, ma penso che per gli amanti della musica popolare, comunque della musica da ballo, tantissimi si ricorderanno di questa voce inconfondibile che è la voce di Patrizia, una cantante storica che ha militato sul palco dell'Orchestra Bagutti per tanti anni, una voce che ha lasciato il segno. Quindi io sono innamorata della sua voce e nella mia vita ho ascoltato veramente tanto, tanto di lei e diciamo che è sempre stata un po' la mia musa ispiratrice per quello che è la musica da ballo. Poi ovviamente se dovessi ispirarmi a qualcuno nel panorama della musica italiana o comunque nella musica famosa in tutto il mondo, c'è un artista a livello italiano che io credo sia un'artista unica nel suo genere perché ovviamente a livello vocale anche lei è un'artista che ha lasciato il segno e sto parlando di Mina. Quindi diciamo che questa è un'altra figura per la quale io sono molto ispirata perché ascolto tantissimo la voce di Mina, ascolto le sue canzoni e sono innamorata proprio di questo genere musicale. Poi, queste sono, diciamo così, le prime persone che mi verrebbero in mente per rispondere alla tua domanda. Poi sono una persona che comunque ascolta tutti i tipi di musica, diversi generi, anche perché mi piace spaziare e mi piace comunque conoscere le varie caratteristiche, le caratteristiche differenti della musica. Quindi in tutto e per tutto mi piace magari il pop, mi piace il rock, mi piace la musica latina, mi piace ascoltare un po' di tutto, ecco. Bene, sono tanti i messaggi che arrivano in diretta qui su Tele Seven Sun. Innanzitutto, sei stata mai a Seven Sun? Sì, vero, con la tua orchestra? No? Sì. No, con la mia orchestra non sono ancora Ah. arrivata perché non c'è ancora Ah, e stato sì, perché ci hanno bloccato, so che comunque tu dovevi essere. o almeno siamo fermi, però con l'orchestra di Gianmarco Bagutti al Palais de San Vincenzo sono venuta tante volte, quindi conservo sempre dei bei ricordi perché sono sempre state delle belle serate in questa location meravigliosa, molto grande, quindi ospita anche tanto pubblico e ci Sì, che siamo aspettiamo di dietro. per poter ritornare anche a ballare, anche perché c'è Certo. un'artista grandissima al Palais de San Vincenzo e i ballerini io credo che stiano scalpitando insieme a noi, perché noi abbiamo voglia di fare, ma dall'altra parte c'è voglia di partecipare, di tornare in pista. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando, io te ne leggo alcuni, eh. Adelina, grande Federica, sei bravissima. La mia dolce Federica, sei unica. Un abbraccio fortissimo da Giaci. Poi Occhi Azzurri, bellissima canzone. Adelina che te lo scrive. Santina ti scrive grande Federica. Poi abbiamo Bruno. Ciao, bellissima Federica. Un grande abbraccio da parte mia e di Elvira. Poi abbiamo Livio che ti scrive ciao. Poi Cinzia, brava Federica, i tuoi ragazzi ti sono vicini, ma anche tu sei affettuosa come una sorella molto premurosa. Tanti, tanti sono i messaggi. Angelo, ciao, bellissima, ci manchi. È il momento.
Un grande abbraccio, ma sono tanti, mi sfuggono. Allora, diciamo che. Tutti gli amici che stanno scrivendo, che si stanno mettendo in contatto, che stanno seguendo la trasmissione, e grazie per tutte le dimostrazioni d'affetto sempre, sempre tanto gradite. Quindi grazie a tutti voi che avete scritto. Beh, si vede che comunque te le meriti tutte, se c'hai questo grande appunto seguito. Io vado con un'altra tua bellissima canzone, Un bacio a te. Vuoi parlarcene brevemente, poi ne parliamo dopo? Ce la introduci? Vorrei dedicare questa canzone a tutto il pubblico, proprio perché è una canzone che parla di baci, in un momento dove baci e abbracci sono stati banditi assolutamente. E io vorrei mandare un abbraccio virtuale a tutti gli amici, a tutte le persone che mi dimostrano affetto. Io vi ringrazio davvero di cuore per le vostre dimostrazioni di affetto e di stima. Dedico questa canzone che è stata scritta da Matteo Bensi e che ho cantato tantissime volte sul palco dell'orchestra di Gianmarco Bagutti, una canzone allegra con questo ritornello che fa venire veramente voglia di cantare. Quindi, se avete voglia di cantare, fatelo che è il momento giusto. Amore, a me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Cuore innamorato, non hai più difese, tu non hai più scuse. Sai, non è difficile baciare uno ad ogni ora, la vita ci migliora. E allora lasciati un po' andare, dai, su, fidati di me. Il gioco dell'amore sai qual è? Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Ma Federica Cocco, che splendida interpretazione, interpretazione bellissima. Ricordiamo a tutti i telespettatori, anzi ti dico Federica che questa canzone su Casa Capanno la domenica sera alle 20:30 è richiestissima. Ogni domenica ci richiedono molto questo tuo brano. Quindi ci Grazie senti? mille. Sì, vi sento. Ok, allora Federica, sono tanti messaggi che stanno arrivando, ne leggo qualcuno. Francesca Zamboni, bravissima, fai venire voglia di ballare. Ciao, complimenti da Sara. Poi, ciao Federica, sei speciale, non vediamo l'ora di vederti sul palco. Tutti che non vedono l'ora di vederti. Ciao, bellissima, ci Speriamo. manchi. È il momento, non riesco a capire. È il momento Fausto Leali. Non riesco a capire. Vabbè. Cosa c'entra Fausto Leali? Vabbè. Allora, Federica, non ti sento.
Mi sento perfettamente. Voi mi sentite? E adesso ti sentiamo, sì, ok, ti sentiamo bene. Allora, Rosetta, hai qualche altra domanda da fare a Federica? Che tu sei curiosa, so che sei molto curiosa. Sì, beh, diciamo, raccontaci come sei entrata a far parte dell'orchestra Bagutti. Beh, guarda, io l'orchestra Bagutti l'ho sempre amata, l'ho sempre ammirata e ho avuto tante volte il piacere di andare ad assistere ai loro concerti. Quindi io ero una fan accanita dell'orchestra Bagutti, lo devo proprio dire perché ho avuto il piacere di collaborare con loro ancora prima di iniziare il mio percorso poi effettivo sul palco. Quindi dapprima con il maestro Franco Bagutti e poi ovviamente con Gianmarco Bagutti. Io voglio ringraziare e salutare entrambi, quindi prendo l'occasione di questo spazio per ringraziare la famiglia Bagutti per tutto quello che hanno fatto per me, per il mio percorso artistico. E quindi con loro c'è un rapporto speciale, un rapporto che va al di là anche del rapporto di lavoro, perché c'è una bella amicizia, una bella conoscenza che dura da tanti anni. E quindi io ho iniziato così a muovere i primi passi seguendoli, dapprima da fan. E poi tutte le volte che andavo ad ascoltarli, racconto questo piccolo aneddoto. Loro sapevano appunto che mi piaceva cantare proprio le loro canzoni, le canzoni del loro repertorio, e mi facevano salire sempre a cantare sul loro palco una canzone in particolare. Io tantissime volte salivo con emozione per cantare Treno, questa canzone famosa nel repertorio della musica da ballo, questa canzone portata a successo da Patrizia, che vedi, si ricollega sempre tutto, torniamo sempre lì, questa cantante, musa ispiratrice. E quindi diciamo che è iniziato un po' Ma così come sei per gioco. stata? Ecco, è iniziato È tutto per iniziato così gioco. per gioco, perché c'era questa conoscenza, questa amicizia, io li seguivo e quindi poi quando c'è stato effettivamente il bisogno di cercare una nuova voce per l'orchestra Bagutti, la prima Tutti sei. volta il maestro... Ma guarda, la prima volta il maestro mi cercò e io avevo 18 anni. Quindi la prima volta mi sentivo veramente troppo giovane. Se da una parte c'era la voglia di partire a occhi chiusi e andare, dall'altra parte del peso, della bilancia, c'era comunque la consapevolezza che sarei andata incontro a un'esperienza di lavoro molto importante e quindi mi sarei dovuta trasferire, avrei dovuto valutare E degli cosa ti aspetti. ave A in quel 18 anni non ero pronta. E i Quindi tuoi la prima genitori volta. cosa, che consiglio ti hanno dato in quel momento proprio? Cosa... Io devo dire che sono molto fortunata perché la mia famiglia mi ha sempre appoggiato in queste mie scelte, anche forse perché i miei genitori mi hanno cresciuto con dei valori importanti e proprio sulla base di questo sanno che sono una persona molto obiettiva, che non mi sono mai slanciata a fare il passo più lungo della gamba. Quindi proprio per questo motivo mi hanno sempre appoggiata e anche 15 anni fa, quando la prima volta Bagutti mi chiamò, io dovetti non accettare la sua proposta, a malincuore, perché non mi sentivo totalmente pronta per affrontare un'esperienza così importante. Però io lo dico sempre, nella mia vita sono stata fortunata perché sono riuscita a realizzare i sogni, per i quali ambivo e alla fine sono riuscita a inseguire anche questo treno che è ripassato una seconda volta. E nella mia vita, la seconda volta è stata 8 anni fa, quando ricevetti per la seconda volta la proposta di salire a cantare sul palco dell'orchestra Bagutti. E allora lì ci pensai bene. Ovviamente, essendo anche un po' più cresciuta e più responsabile, più pronta, non mi lasciai più sfuggire questa occasione. 8 anni fa riuscii finalmente a salire sul palco dell'orchestra Bagutti in qualità di voce femminile e da lì in poi il mio percorso meraviglioso che è durato 7 anni, 7 anni importanti, incredibili. Grande successo l'universo per me. In serata, anche noi abbiamo una piccola orchestra, vero Rosetta? È molto, molto richiesto questo brano. Vuoi parlarcene? Questo è un brano che ha portato veramente tantissimo. Diciamo, è stato amato dal pubblico fin dal primo momento, quindi ha portato a me in primis tantissima soddisfazione. Io devo dire grazie all'orchestra Bagutti perché mi ha dato la possibilità di interpretare un brano che diciamo calza un po' a pennello, l'hanno diciamo cucito un po' sulla mia figura e si è rivelato un brano importante perché amato dal pubblico fin dal primo momento, un brano tanto acclamato.
che poi bene o male tantissime orchestre l'hanno iniziato a inserire in repertorio, ad eseguire, e ancora oggi, a distanza di 8 anni, rimane una tra le canzoni più richieste dal pubblico. Quindi io dico grazie a coloro che mi hanno dato la possibilità di arrivare al grande pubblico attraverso una canzone che si è rivelata poi un successo, e grazie dall'altra parte a tutto il pubblico che sera dopo sera ha iniziato ad amarmi anche grazie a questa canzone, e ancora oggi veramente continuano a richiederla tantissimo, tant'è che l'ho inserita nel mio primo lavoro discografico e ho voluto aprire la serata di concerto proprio con questa canzone fortunata per dare il via a questo cammino nuovo di Federica Cocco con Angelica, L'universo per me. E allora noi ascoltiamolo. Prima di andare ad ascoltare volevo dire a Rosetta di iniziare a leggere, a prepararsi per leggere i messaggi, perché c'è Daniele, Marisa, Nicola, Santina, Ivette, ci sono tanti messaggi da leggere e noi li vogliamo comunque leggere, ma prima andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano dalla voce di Federica Cocco. Sono le 13:29 minuti, è la volta, è il momento di ascoltare questo L'universo per me, Angelica. Che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, diamanti e di sguardi veloci. C'è tutto c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore. Che aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero finirà.
adesso per me. L'universo per me, bellissimo, bellissimo brano. Complimenti, Federica. Allora, Rosetta, ci puoi leggere qualche messaggio? Perché sono tanti che arrivano. Sì, infatti, volevo stare dietro a tutti, ma è un po' difficile. Allora, Paola dice, ciao Federica, sei speciale, non vedo l'ora di vederti sul palco. Poi abbiamo Antonio che dice, bravissima. Ivette dice, cara Fede, un abbraccione da Lugano. Santina dice, stupenda, grande festa a Tiezze. Nicola, ciao Federica, sempre brava e stupenda. Marisa dice, ciao Federica, un abbraccio. Daniele dice, un caro saluto a tutti. Da Berti Paglia. Poi c'è Rosalba. Natalina dice, meravigliosa. Rosalba dice, la canzone è bellissima e lei è straordinaria. Marisa dice, sempre bellissima, sorridente e solare. Nessuno mai spegnerà il tuo splendido sorriso. Poi c'è Daniele che ci saluta, Laura dice ciao tesoro, comunque ce ne sono tantissimi. Grazie, grazie mille a tutti, davvero, grazie. Con grande ammirazione, Federica, che sensazione si prova veramente ad avere tutti questi fans, queste persone che ti seguono così con tanto affetto? Beh, sicuramente è un grande regalo per noi che facciamo questo lavoro. Noi dal palco cerchiamo di trasmettere delle emozioni e quando le emozioni arrivano, questo è, per noi è fondamentale. È un regalo però che va al di là della musica, perché poi con il nostro lavoro conosciamo tantissime persone, girando tutta Italia abbiamo il piacere anche di trovare delle persone amiche, persone che ci sono vicine, persone che quotidianamente ci mandano le loro dimostrazioni di affetto e il loro sostegno, quindi per noi questo è un grande regalo. Io voglio abbracciare tutto il pubblico e io credo che veramente il pubblico abbia bisogno di rispetto. Il rispetto lo si crea, lo si crea con un sorriso, con un saluto, con l'educazione. Io cerco nella mia vita sempre di avere rispetto del mio prossimo. Questa è un po' la mia filosofia di vita, quando sono sul palco, quando sto lavorando, ma anche nel mio quotidiano. Quindi io verso il pubblico ho tanto rispetto e quindi sono grata a tutti coloro che comunque quotidianamente mi scrivono, mi salutano o come oggi mi sostengono in queste trasmissioni. E specialmente in un periodo come quello che stiamo affrontando, un periodo così lungo che ci ha comunque costretti e visti lontano dal palco da più di un anno, perché comunque tra una cosa e l'altra il problema Covid è iniziato nel febbraio dell'anno scorso e oramai è trascorso quasi un anno. Io credo che in questo anno tutti quanti abbiamo sentito una cosa fondamentale, cioè l'importanza dei rapporti umani. Quindi in un periodo dove non c'è la possibilità di incontrarsi personalmente, non c'è la possibilità di abbracciarci, i rapporti umani si sono visti probabilmente in una formula diversa e quindi io credo anche tanto a questa nuova formula, il fatto di poter comunque stare vicini e sentire l'affetto del nostro pubblico anche attraverso i social, anche attraverso questi strumenti, questi mezzi che ci riescono a tenere vicini, in contatto allo stesso modo. E quali sono le partecipazioni che ricordi con più soddisfazione della tua carriera? Beh, guarda, io sul palco dell'Orchestra Italiana Bagutti ho tantissimi ricordi molto belli, anche perché le esperienze sono state molteplici in Italia, ma non solo, perché anche all'estero abbiamo avuto la possibilità di esibirci e di arrivare anche oltreoceano. Quindi concerti importanti fatti su palchi importanti come il Teatro Ariston, o comunque mi ricordo anche esperienze all'estero, al teatro con Ezio Greggio, al festival della canzone, ma non solo, anche a livello televisivo con Canale 5, con la Rai, quindi con personaggi famosi,
Ci siamo comunque sempre interfacciati anche con delle esperienze che sono state rappresentative, che sono state importanti per il nostro percorso artistico. Quindi io conservo veramente tantissimi ricordi, uno più bello dell'altro. Rosetta, hai qualche domanda? Sì, con quali altri cantanti speri di esibirti magari un giorno? Ma guarda, io ti dico, sinceramente, mi piace vivere la giornata giorno per giorno. Sì, i sogni nel cassetto li abbiamo tutti, è vero, però io non voglio neanche continuare a chiedere così tanto della mia vita, che mi ha già regalato veramente tanto, tante esperienze, tanta fortuna, la salute, la possibilità di arrivare a fare cose che magari nella mia vita non avrei, cioè avrei sperato, ma non avrei mai pensato di poter raggiungere. Quindi, sulla base di questo, io me la vivo giorno per giorno, quindi se ci sarà la possibilità di vivere ancora delle esperienze importanti, ovviamente ne sarei felice. Diversamente, l'ambizione è tanta, quindi quando hai la possibilità di arrivare a cantare o comunque ad essere in contatto con dei personaggi famosi, è molto bello. Bene, Federica, chiediamo al nostro pubblico che ci sta seguendo se ha qualche domanda e qualcosa, qualche curiosità da sapere. Ok, che tu sei disponibile, giusto? Ancora per un attimino. Intanto, però, io voglio lanciare un altro brano, un tuo grande, diciamo una new entry, A Maria, figlia del Sud, giusto? Vuoi parlarci di questo bellissimo brano, che anche questo è molto richiesto. Parte del nuovo disco è un brano che ha anticipato l'uscita del disco Occhi Azzurri, un singolo nel quale è stato girato un videoclip nuovo in Puglia, ad Alberobello, una canzone molto allegra, molto ritmata, che io ho sentito subito mia, perché dal primo ascolto mi è piaciuta e abbiamo lavorato subito a questa nuova canzone. Quindi mi fa molto piacere che il pubblico già dalle prime battute abbia iniziato ad apprezzare questo nuovo ritmo e oggi lo voglio dedicare indistintamente a tutti voi. Mondo coi
Oh Maria, questo bellissimo brano, bello, è anche girato in un bellissimo posto, eh? Complimenti, una ottima scelta, quindi. Sì, la scelta è stata curata, come ho detto prima, da Andrea Baguti, il mio produttore, dalla mia etichetta discografica, la B-Record. Un grande orgoglio poter realizzare questo primo lavoro, questa prima uscita. Quindi un video che è stato girato anche in una location molto bella, perché la città di Alberobello in mezzo a questi trulli, quindi una bella esperienza anche proprio tutta da vivere. 2 giornate di ripresa in un posto meraviglioso. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione perché tu hai mille cose da fare durante questa giornata, quindi io andrei a presentare velocemente gli ultimi brani che vogliamo far ascoltare ai nostri amici da casa, poi non riusciamo, ma tutte le domeniche alle 20:30 proponiamo su Casa Capanno, sul canale 178, tutti i brani a richiesta del nostro pubblico di Federica Cocco. Allora, sono tantissimi veramente i messaggi che arrivano. Federica, cosa ti propongo tre brani: Straniero, Amanti o Splende la Luna? Quale vuoi lanciare prima? Io vorrei mandare in onda Splende la Luna Blu, questa canzone Ok. dolcissima che ho avuto il piacere di cantare veramente tante volte sul palco dell'Orchestra Bagutti. Questo videoclip realizzato proprio come se fosse una favola con un principe e una principessa. E io dedico questa favola a tutto il pubblico, proprio in un momento dove a volte magari ci facciamo prendere dai cattivi pensieri, pensiamo alle favole perché le favole hanno sempre un lieto fine, quindi ce lo auguriamo tutti. Allora non ci resta che ascoltare questo bellissimo brano, per voi. Notte sto sognando sola qui con te. Notte sto volando, veglia tu per me. Luna, stai scherzando, ma cosa fai lassù? Guardo in alto e vedo la luna.
La Luna Blu, bellissimo, bellissimo questo brano, eh? Volevamo continuare, volete, amici? La Luna Blu, bellissimo brano, complimenti, è molto bello anche il videoclip, come tutti. Allora Rosetta, arrivano tanti messaggi e dobbiamo leggerli perché sennò si arrabbiano i nostri amici, velocemente così almeno poi dopo. Allora ci manda un saluto Paola Ferrari, poi Santina dice bellissima e bravissima, conservo una foto con te. Adelina dice grande Federica, sei sempre uno spettacolo. Paola Costantini dice Federica sei splendida, tantissimi auguri dalle Marche. Tonino Marchetti dice sei stupenda mia principessa. Nicola Rubino dice sei l'unica al mondo. Marisa Cantone dice ciao Federica sei meravigliosa, sempre elegantissima. Ti manda un saluto, un abbraccio. Ma che dolci che sono con te, Federica, questa mattina, ma sempre vedo, eh. Complimenti, veramente. Complimenti al nostro pubblico anche, perché comunque è bello avere un pubblico che apprezza così tanto, appunto, un artista, vero? Grazie a tutto il pubblico, orgogliosa di tutti quanti, di tutti gli amici, è davvero, davvero molto bello. Quindi grazie a tutti per i vostri messaggi. Bene Federica, allora noi siamo quasi, cioè siamo in dirittura d'arrivo, sono le 13:53 minuti, un buon inizio settimana a tutti i nostri telespettatori, volevo ricordare l'appuntamento qui su Tele 7 Sun tutte le domeniche alle 17 con le repliche in differita di quello che trasmettiamo durante la settimana e poi invece in diretta sul canale 178 del Digitale Terrestre la domenica sera con l'appuntamento Casa Capano. Federica, ti hai mai avuto modo di ascoltare, di seguire la nostra trasmissione? Certo, certo. Bene, grazie per la messa in onda delle nostre canzoni, mie ma anche dei miei colleghi, anche perché grazie a queste belle trasmissioni c'è la possibilità di tenere viva la musica, perché c'è bisogno di tenerla viva. Il nostro pubblico ha bisogno di positività, di allegria, di spensieratezza. E quale terapia migliore che la musica? La musica fa bene a tutto, fa bene al cuore, fa bene soprattutto alla mente, perché in questo periodo abbiamo bisogno di tenere la mente leggera, quindi la musica è la cura principale. Bene, e io poi ti chiedo, ora ti chiedo troppo, poi ti chiedo se un giorno potrai collegarti in diretta con noi la domenica sera per un breve saluto ai nostri telespettatori da casa, quando avrai tempo e voglia, ok? Con tanto piacere, quando ci sarà l'occasione, con tanto piacere. Allora, chiudiamo quindi questo primo pomeriggio in tua compagnia, in splendida compagnia di Federica Cocco, faccio scegliere sempre a te l'ultima canzone, Amante o Straniero, cosa preferisci che metto? Con il ritmo, con la carica e con una canzone come Straniero, che dà veramente la carica giusta per proseguire il pomeriggio, una canzone che fa ballare, che fa cantare e quindi voglio dedicarla a tutto il pubblico, a tutte le persone che hanno telefonato, ringraziandole, le persone che hanno seguito la puntata, ringraziando tutti voi per il vostro affetto e naturalmente ringraziando voi di Casa Capano, grazie. Grazie. Rosetta, grazie per questo invito, mi ha fatto molto piacere poter trascorrere questa ora in compagnia e scambiare quattro chiacchiere a tu per tu, diciamo così. Grazie mille, allora noi andiamo, il piacere è stato nostro e andiamo con Straniero.
Straniero, straniero, questo bellissimo, bellissimo brano. Allora, Federica, ti ringraziamo per essere stati con noi. Abbiamo sfiorato anche il tempo, ti chiediamo scusa perché ci eravamo accordati per 40, per una neanche ventina di minuti. Invece, comunque, il nostro pubblico aveva bisogno un po' della tua musica. Infatti, ci è piaciuto questo messaggio di Nicola che dice: che tu hai detto prima, sei commossa con questa luna blu, sono commosso io. Quindi hai fatto commuovere il nostro pubblico e tanti apprezzamenti. Noi ti ringraziamo e grazie, grazie, grazie mille. Grazie a Ciao. voi, è stato un piacere. Poi, ovviamente, tutte le volte che rivedo il palcoscenico, che rivedo questi video, passano nella mia mente tanti ricordi, tante belle emozioni. Quindi c'è sempre un po' di commozione, sì, è vero, devo dirlo, devo ammetterlo. Comunque, dai, partiremo. Voglio concludere questa giornata lasciando un messaggio positivo, anche perché assolutamente mai mollare, bisogna proprio nei momenti più difficili, bisogna darsi da fare, pensare che prima o dopo le cose passeranno, le cose si sistemeranno e se c'è un problema, purtroppo un problema grave come quello che ha colpito tutto il mondo, poco per volta ne usciremo e pensiamo positivo, pensiamo che la vita regala momenti a volte difficili, ma poi regala anche delle cose meravigliose. Quindi il bello arriverà, ritornerà splendido e sereno, dai. Grazie, grazie Federica. Allora, noi poi andiamo adesso a mandare l'ultimo brano, Amanti, che non abbiamo ancora ascoltato, un altro brano, e ti salutiamo comunque noi. Grazie Federica, grazie per essere stata collegata con noi e un grande abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio fortissimo e auguri di buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie. Bene, Rosetta. Non ti vedo, Stefano. Ecco, ci sei Rosetta, mi vedi? Non Io ci sono, ma non ti vedo. mi vedi? Adesso mi Ok, vedi? adesso sì. Perdonami, ero sparito dalla scena. Allora, Rosetta, leggiamo gli ultimissimi messaggi, salutiamo il nostro pubblico da casa che ci ha tenuto compagnia. Infatti, siete stati pesantissimi. Bene, riesci a leggercene qualcuno? Abbiamo Marisa, ciao Federica, sei meravigliosa. Veramente ha scritto tantissime cose be belle per Federica. Sei l'unica al mondo, Nicola che scrive, poi Christian segue. Mamma mia, che affetto che È state vero. dimostrando a Federica. Quindi Adelina che scrive grande, sei uno spettacolo, tanti tanti messaggi. Paola, Bene. infatti, dice le tue canzoni sono speciali. Santina dice bellissima. Ce ne sono. Ce ne sono tantissimi. Allora noi andiamo con Biondo Straniero, questo brano. Guarda, no, facciamo che Biondo Straniero ce l'avete un'altra volta richiesto, ma noi l'abbiamo messo veramente. Andiamo con Amante, proprio un assaggino, perché dobbiamo salutare tutti gli amici che se no, sono a casa con questo brano, perché non possiamo che concludere Sì. così questo primo pomeriggio. In cerca soltanto di te che profumi di mare, sei come il sole che scalda il mio amore, un cuore di donna lo sa. Il cielo non ha più colore, ti prego non devi parlare. La notte va e non ha pietà, è triste svegliarsi da soli. Oh,
sei qui con me. Cosa vuol dire amanti? Forse nessuno lo sa. Forse domani fra noi finirà. Sei qui con me. Cosa vuol dire amanti? Forse nessuno lo sa. Ed io non voglio sapere se forse domani noi finirà. Ed io non ti voglio lasciare, sei troppo importante, rimani. Rimani con me, bravissima, splendida voce Federica Cocco. Noi vorremmo rimanere con voi, ma dobbiamo salutarvi, dobbiamo ringraziarvi per il caloroso affetto. Volevo ricordare a tutti voi telespettatori e amici di Federica Cocco che se volete richiedere dei brani di Federica fatelo pure tutte le domeniche alle 20:30 in diretta sul canale 178 di Studio Live, visibile in tutto il nord Italia. Lido ci ha appena scritto: Federica, sei stata bravissima, ho seguito tutta la diretta e mi sei piaciuta moltissimo. Grazie veramente a tutti. Dobbiamo salutarci, dare l'appuntamento quindi alla prossima diretta, e soprattutto mi raccomando, domenica ore 17 sul canale 178 e la sera con la diretta 20:30 con Casa Capano. Grazie mille. Rosetta, cosa fai questo pomeriggio tu? Le faccende di casa. Sigla!